motore 900, 3 cilindri, 75 cavalli, turbo benzina. Spinge abbastanza bene. Ve lo consiglio. Pulsante start e stop. Abbastanza silenzioso il motore, quella strumentazione di bordo, vettore MP3 USB, ingresso AUX, spinotto jack, telefono collegabile con Bluetooth, quindi kit via voce già completo, radio principale, elenco, finiti, quelli sono memorizzati, le opzioni diciamo per modificare le impostazioni all'interno della torre radio. Questa è la schermata principale, questi sarebbero diciamo per quanto riguarda i consumi, la media che ti fa diciamo per come guidi, report di viaggio esattamente si chiama. Poi la funzione telefono, le impostazioni generali, quindi sonorità, audio e tutto il resto, modello del sistema, connettività, il display, la luminosità se lo voglio buio o scuro. Poi c'è la retrocamera posteriore, diciamo che è abbastanza, per essere un modello base, diciamo che è abbastanza accessoriata. Il climatizzatore l'ho preso manuale, che con l'esperienza che avevo prima, che era la prima, era automatico. Le casse si sentono abbastanza bene. Posso dirvi che sono davvero soddisfatto. Come consumi siamo sui 16, almeno per la media che ci faccio io adesso. Però considerate che ho poco più di un mese che ce l'ho, quindi ancora non posso dare diciamo definitiva come media.